perché noi cuciniani lo sappiamo, no? Quello che non succede, alle volte... perché molti cantanti sarebbero passati da Bologna quell'autunno e ero eccitata a pensare a quale dei tanti concerti mi avrebbe portata. Appoggiai la birra vicino alle patatine e tirai fuori l'asso della manica. Erano due bei biglietti, nuovi, cartacei. Non è nuovo libertà. Per me Guccini era un residuato bellico degli anni 70. Io non conoscevo neanche una canzone e quei pochi frammenti che avevo sentito dallo stereo di mio padre proprio non mi piacevano affatto, quello lì di quel treno che deraglia o quell'altro lì avvelenato col mondo. Mamma mia, che tristezza! Non era propriamente una fan. Ma io sono fiero del mio sognare di questo eterno vince a spiegare, rido in faccia quello che cerchi e mai avrà. Io non osavo pensare come si sarebbe ridotto dopo la mitica locomotiva finale dei concerti ai quali mi aveva ampiamente preparato. Ero leggermente emozionato, ma avevo previsto tutto. Andammo a piedi al Palasport e lì cominciai a dare le istruzioni per l'uso del concerto di Guccini. E basta, ma canterà quello che canterà, ma finirà come finirà, santo Dio, no, niente, lui continuava, mi diceva tutti i musicisti che lo accompagnavano al concerto. Tempera, Baldini, Biondini, Tavolazzi, Manuzzi, Marangolo. Oh, mi diceva che ora canta in piedi, però una volta all'inizio l'aveva visto seduto con la bottiglia di vino in mano. E mi diceva tutte le città in cui aveva visto i concerti. Bologna, Pistoia, Firenze, Ferrara, Padova. Insomma, il concerto doveva ancora iniziare e io non ne potevo già più. Si spensero le luci e iniziò la poesia. Lunga di via, correva la strada. Spesso cambiò il volto a ogni cosa. Il pino, lo sguardo triste e gli occhi perduti. Cose mai viste di cui mi serve. Con voce sognante, mi piace e fragile o un montanaro d'osteria piombato suo malgrado in città, un orso o una gazzella. Se mi ami come sono